Welcome, listeners, to the Tu Cara Lee podcast. This is Anna, your host. Today's episode, Art Lit Fusion, is presented by Ines Siriani. Today's episode will be recorded in Italian for your listening pleasure. Benvenuti ascoltatori al Tu Cara Lee podcast, sono Anna. Oggi vi presentiamo episodio di letteratura arte con Ines Siriani. L'autrice presentato sarà Maria Teresa di Lascia dal libro Paesaggio in ombra, il primo capitolo. The book presented today, or author, is Maria Teresa di Lascia with a book entitled Passaggio in ombra, from the first chapter. Buon ascolto and happy listening. Nel 1995 il premio Sfrega viene assegnato a Maria Teresa di Lascia. È un premio postumo, poiché purtroppo Maria Teresa è morta proprio l'anno prima a soli 40 anni. Maria Teresa di Lascia è una scrittrice di origini pugliesi, coinvolgente, sensuale, dettagliata, spietata ma sempre delicata. Il premio viene vinto con il romanzo Passaggio in ombra, in cui è una donna protagonista a guardare il mondo. L'introspezione femminile è vivida, senza retorica, senza alcuna plasticità. Non è solo la visione di una donna, ma è la visione del femminile, di quel lato che è insito in ogni essere umano, al di là del proprio genere. È un richiamo a prendersene cura e attivare questo sguardo femminile. La protagonista, infatti, cerca di sfuggire al dolore, al di là delle convenzioni. In modo orgoglioso, vigoroso, per quanto sofferente, affidandosi al potere della memoria. Maria Teresa di Lascia fu un'attivista dei diritti civili e umani, una pioniera nell'ambito dell'ecosostenibilità. Questo aspetto umano sicuramente emerge anche nel romanzo, poiché oltre all'aspetto autobiografico e solitario c'è un riferimento corale, quasi come una saga familiare. È un insieme fragile, un intreccio di storie di una comunità, dei destini che si compiono attraverso lo sguardo di una donna. Nella casa dove sono rimasta, dopo che tutti se ne sono andati e finalmente si è fatto silenzio, mi trascino pigra e impolverata, con i miei vecchi vestiti addosso e le scatole arrampicate sui muri scoppiano di pezze prese nei mercatini sudati del venerdì. Ormai sono libera di non perderne neanche uno e ho tutta la mattina per stare in mezzo alle baracche, a rovistare a piene mani fra stoffe colorate e sporche che qualcuno, per sempre sconosciuto, ha indossato tanto tempo fa. E stamane, per esempio, ho trovato delle camicette bianche con i fiori rosa di cotone vero, come non ne fanno più. Sono felice mentre apro l'acqua nella vasca da bagno e le metto a schiarire con il disinfettante. Hanno cercato di convincermi molti a lasciare questa casa, perché è piccola e affogata, e quando mi viene l'asma rischio sempre di morire davanti alla finestra aperta. Ma io non do ascolto a nessuno. Penso che è inutile preoccuparsi di ogni cosa. La morte verrà quando verrà. E nessuno ci potrà fare niente. Mi porteranno via per queste strette scale dei palazzi moderni e avranno un gran da fare per svuotare tutto il ciarpame che è stato la mia vita. Da ragazza mi vestivano come un'attrice del cinema e io guardavo il mondo con i miei occhi di pupa di pezza, lunghi e ricciuti, come le ali di una farfalla. Nessuno si accorse mai che l'occhio destro era completamente cieco per una macchia che mi era venuta fin da bambina, contro la quale non hanno saputo fare nulla neanche i medici che poi ho incontrato nella vita.
Avevo i capelli biondi e una testa leonina che si faceva guardare mentre camminavo, immersa nei miei pensieri. E le macchine si fermavano bruscamente per non travolgermi sulla strada. Ho vissuto in ogni città di questo paese e non ho potuto fermarmi mai, inseguita come ero sempre da mille mostri atroci della mia fantasia. Sono andata pellegrina di strada in strada, di casa in casa, cambiando pure i bar dove mi piaceva prendere il caffè della mattina, perché non trovassero le mie tracce, le tracce dei miei racconti di principessa esule su questa terra senza anima, dove i miei polmoni hanno trovato difficile perfino respirare. Forse ero nata per un grande destino, ma questo lo sapevano in pochi. Donna Peppina Curatore, che mi era zia, e Anita, mia madre. Francesco, mio padre, deve averlo vagheggiato anche egli, ma solo per vanità. Quando donna Peppina, che mi ha amata più di ogni cosa al mondo, e per questo mi rubò a mia madre e mi mise sempre contro di lei, decise che avrei studiato e sarei diventata una professorona. Avevo 12 anni e stare al mondo non mi appassionava, perché l'umanità pulsa di desiderio e di passioni incontrollate e forti, che io non so provare e neanche immaginare, e che infine mi terrorizzano. Adesso che mi viene incontro la vecchiaia e ho smesso con anticipo inspiegabile anche di avere il sangue, il mio aspetto dimesso e le rughe che tardano a venire mi difendono ancora più degli sciatti vestiti che mi coprono il corpo. Travestita così, senza età e senza sesso, finalmente me ne rido del mondo. Non è stato sempre così. Un tempo le mie due donne si guerreggiavano per avermi tutta per loro e in paese parlavano di me per via di Anita, che non si era sposata e che mi aveva avuta da Francesco mentre egli era in guerra. Non avevo ancora avuto il primo attacco d'asma e i miei polmoni erano tali che potevo fare do di petto e tenerlo a lungo facendo vibrare i cristalli del lampadario. Ho cantato ancora, anche dopo l'asma, per molti anni, e ho smesso solo alla morte delle mie care donne, mia zia Peppina e mia madre Anita. Ho sognato che dormivano vicine su due lettini bianchi e ordinati e che io le svegliavo col mio canto, ma loro mi pregavano di fare silenzio perché erano stanche e volevano riposare. Non ho voluto consultare il libro che interpreta i sogni, né giocare i numeri al lotto, come mi ha consigliato la vecchietta che viene tutti i giorni all'ora di mangiare e per la quale cucino sempre un po' di cibo in più. Perché credo che il senso di quel sogno fosse proprio quello che compresi appena fui sveglia, quando ero ancora tutta sudata per l'eccitazione. La sera mi siedo sul balconcino della camera da letto, che è stata quella di mia zia, e guardo sulla strada stretta e solitaria, dove anche gli alberi non vogliono crescere. Cerco di respirare e di non farmi sorprendere dalle voci e di respingere le presenze che prontamente mi si animano attorno, attratte da un richiamo che origina in me e tuttavia mi è sconosciuto. Infine, quando non c'è più un punto della stanza e dell'orizzonte dove possa volgere lo sguardo senza che si facciano incontro, con il carico delle loro storie, piango, senza passione e senza furore, arresa ai miei ricordi, come una cittadella ai propri assalitori. Ci sono tutti, in questa casa senza aria e senza luce. Io li riconosco uno a uno, anche quelli che non vidi mai neppure in una foto, e gli amici degli amici che si sono dati la voce e popolano la carta da parati a fiori beige che ricopre i muri e proiettano la loro ombra come in un grande cinema. Chiara, mi manda tua zia Peppina. Chiara, ho conosciuto tua madre. Chi sono io? Chiara, mi conosci? Ciao, Chiara. Chiara. Il bisbiglio cresce come un concerto di cicale d'agosto.
In un attimo occupa tutta la stanza e io divento un fiore, un albero, un filo d'erba. O forse sono solo la nuda terra che hanno calpestato, o l'acqua sorgiva che hanno bevuto. Ora, finalmente, torna il tempo delle fantasie e del mio canto di sirena senza coda. Ora che le mie due donne hanno lasciato il loro corpo terreno e sanno tutto di me, e della mia vita, e io con loro. Thank you, listeners, and thank you, Inez. Click follow the Giucarelli podcast from the platform from which you listen. Our objective is to reach people across all cultures and to improve the quality of our lives in harmony with the planet for generations to come. Grazie, cari ascoltatori, per la vostra attenzione e grazie, Inez. Vi chiediamo di cliccare su Segui the Giucarelli podcast sulla piattaforma da cui state ascoltando. Vogliamo raggiungere persone di ogni cultura al fine di migliorare la qualità della nostra vita in armonia con il pianeta.